prima richiesta che dobbiamo fare al Signore è questa, se non ce l'abbiamo dentro: Signore, fa che dall'animo mio venga fuori, da parte tua, questa urgenza, questo desiderio, questa passione, questo fuoco, questo non poter farne a meno, annunciare Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. Cristo è morto in croce per te e vi è salvezza in Gesù. E lo diciamo con tutto il cuore, perché noi per primi siamo stati salvati. Chiediamoci perciò se nell'animo abbiamo questa urgenza insopprimibile, questo desiderio che viene dal cielo, questa forza che Dio ci ha dato. Guai a me se non evangelizzo. Annunciare l'Evangelo non vuol dire soltanto provare l'urgenza, avere l'urgenza, ma vuol dire anche farlo con la confidenza che l'annuncio dell'Evangelo genera la fede. Vuol dire guardare in faccia le persone, aspettando non il risultato della nostra opera, ma aspettando con certezza di fede l'opera di Dio. Dio ci dia grazia di essere interessati agli occhi degli altri. Quando parliamo di Gesù, guardiamo le persone negli occhi. L'annuncio dell'Evangelo è chiaro, netto, squisito. Annunciare l'Evangelo vuol dire parlare in modo chiaro, semplice, con le parole di tutti i giorni, e raccontare la verità dell'Evangelo. La parola genera fede. Signore, fammi vedere occhi pieni di fede, fa che quello che dico, Signore, non sia sbagliato, ma sia secondo la tua parola, e tutto questo possa essere annunciato con intelligenza spirituale. Aiutami ad essere chiaro, affilato come una spada a due tagli, chiaro come l'acqua, appassionato come il tuo figliuolo, soprattutto guidato come un profeta della tua parola.